Io ho letto un'intervista sua, di solito non leggo, però ho avuto la sfortuna di leggere una sua intervista nella vigilia. Diceva che l'Avellino gioca a palla lunga, pedalare, e quindi lui poteva tranquillamente giocare senza centrocampo. Quindi è quello che ha fatto oggi, perché si sono barricati tutti là dietro. È normale che lui ha detto che meritavano di vincere questa gara, che onestamente io non l'ho vista, anche se sono state pericolose nelle ripartenze, ma perché noi cercavamo di forzare la giocata, perché onestamente era diventata una partita un po' monotona, quindi cercavamo di svegliarla un po', e abbiamo preso 2 o 3 ripartenze, tutto lì, e non credo che loro abbiano o meritavano questa vittoria. Poi è normale che lui, come le dichiarazioni che aveva fatto nella vigilia, li ha fatti per mettere le mani avanti, perché se non faceva risultato qui, comunque aveva dato merito all'Avellino, perché nelle sue dichiarazioni diceva che l'Avellino era una squadra attrezzata per stare lassù, mentre loro, poverini, stavano facendo un campionato di salvezza. Quindi qualsiasi cosa, cioè, qualsiasi risultato venivano a fare qui a Partenia, era tutto guadagnato. Quindi ha messo le mani avanti, come giusto che sia, e lo fa anche il loro direttore sportivo. Tengono un profilo basso, che non è giusto che sia, però chi mastica calcio e chi vede il calcio sa che non è così. Per quanto mi riguarda, Togni ha fatto quello che doveva fare. Ripeto, ribadisco, non era facile per lui rientrare su poi un campo magari pesante e con una squadra che non ti faceva verticalizzare. Quindi hanno annullato un giocatore che gioca a calcio. Dal momento in cui è entrato D'Angelo, già la partita era il secondo tempo, loro si sono abbassati ancora di più, noi avevamo più spazi, siamo saliti col baricentro, è normale che eravamo più pericolosi, ma sicuramente non è stato l'ingresso di D'Angelo o l'uscita di Togni che ha fatto tutto ciò. Per quanto mi riguarda, questa è stata una partita che è iniziata così e doveva finire così, ma si poteva solo sbloccare su calci piazzati, che purtroppo ci siamo riusciti. Per noi non è un alibi tutto ciò. Se noi, sia io e il mister, oggi siamo qui a parlare con voi, futuro, se siamo qui a parlare con voi è perché voi siete un mezzo per le persone che stanno fuori. Noi non ce l'abbiamo né con voi, non, siete voi il nostro mezzo, e quindi stiamo parlando con voi. Noi abbiamo già dimenticato, perché come giusto che sia, noi non abbiamo neanche il tempo di recuperare fisicamente, soprattutto mentalmente, perché fra 2 giorni c'è un'altra gara importante, per cui abbiamo già dimenticato, e per noi sicuramente non è un alibi, però questo sfogo cerchiamo di far capire a queste persone che magari prossima volta di essere d'aiuto anziché magari essere controproducenti.